Pochi luoghi al mondo racchiudono in uno spazio così limitato tante località celebri nel mondo come il Golfo di Napoli, una terra dove la storia, l'arte, la cultura, unite alla straordinaria bellezza ambientale, si uniscono in un connubio unico e forse irripetibile. Il nostro viaggio inizia a Napoli, una città dai mille volti, conosciuta e cantata da sempre in ogni parte del mondo. Il panorama più celebre è quello che si ammira da via Orazio. Sotto di noi il porticciolo di Mergellina, animato da centinaia di imbarcazioni e dal traffico ininterrotto degli aliscafi che portano i visitatori in ogni angolo del golfo. Più in là un altro porticciolo, Santa Lucia, circondato dagli alberghi più celebri che si affacciano su via Caracciolo. A chiudere il piccolo porto, uno dei simboli stessi del panorama e della storia della città, il Castel del Lobo, splendida rocca medievale, perfettamente conservata come tanti altri monumenti cittadini. Ed eccoci a Piazza Trieste e Trento, il cuore della città. Da qui partono le strade più celebri del centro storico, come via Chiaia, al cui ingresso troviamo il Gambrinus, il più celebre dei caffè napoletani. Ed ecco la Galleria Umberto I, una sosta obbligata per i napoletani. Un ambiente maestoso, solenne, che rivaleggia, senza certo sfigurare in quanto a sfarzo ed eleganza, con la Galleria di Milano. E proprio di fronte il celeberrimo Teatro San Carlo, inaugurato nel 1737 e ancora oggi una delle più importanti platee del mondo. Piazza del Plebiscito è una delle più grandi e maestose d'Italia ed è dominata dalla splendida mole del seicentesco Palazzo Reale, reggia dei Borboni fino al 1860. Spettacolare e maestosa la facciata, sontuosi e splendidi gli interni, arricchiti di innumerevoli affreschi e opere d'arte. Ma tanti altri sono i luoghi artistici da visitare in questa magica città, come il Museo Nazionale, al cui interno è conservata una delle più importanti collezioni di opere antiche del mondo. Molte delle opere esposte provengono dagli scavi di Ercolano e Pompei, e molte altre appartengono alla collezione che fu della famiglia Farnese. Un altro grande castello domina il centro della città, affacciandosi proprio sul porto. Eretto da Carlo I d'Angiò e ricostruito nel 1442 da Alfonso d'Aragona, il Castel Nuovo, detto comunemente Maschio Angioino, è ancora oggi uno dei simboli della città, imponente e perfetto nella sua possente struttura medievale. A
A due passi dal Maschio Angioino possiamo passeggiare per la grande piazza del municipio, dominata dalla Certosa di San Martino. Un'imponente colonna istoriata domina Piazza del Gesù Nuovo, accanto alla quale si potrà visitare una delle chiese più care ai napoletani, la Basilica di Santa Chiara, col suo splendido interno romanico e il celebre chiostro maiolicato. Altra perla monumentale della città è la settecentesca Reggia di Capodimonte, con annessa la celeberrima fabbrica di ceramiche note in tutto il mondo. Concludiamo la visita a questa meravigliosa città in uno dei luoghi più intimi, ma forse più incantati del Golfo, la spiaggetta di Marechiaro, dove la celeberrima immagine del Golfo e del Vesuvio non finirà mai di stupirci. Un luogo dove la Fenestella, cantata da uno dei suoi più celebri poeti, Salvatore Di Giacomo, simboleggia un altro aspetto mitico di Napoli, la sua musica. La fama planetaria del Golfo di Napoli non si esaurisce certo nella visita alla città. Una delle escursioni più celebri è quella al Vesuvio e soprattutto alla città antica che una terribile eruzione di 2000 anni fa rese celebre in eterno, Pompei. Fermata per sempre nel tempo dalla spaventosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C., la città, che era una delle più splendide e fiorenti del meridione, ha conservato un'immagine miracolosamente intatta nei secoli e oggi, dopo un'epoca di eccezionali restauri, ci presenta in un susseguirsi di continue emozioni tutto lo splendore, l'arte, la tecnologia di un mondo che sembrava perso per sempre. Allora il Tempio di Apollo. La Basilica.
nell'immenso foro dominato dal Tempio di Giove. E ancora le terme, luogo molto frequentato al tempo. I templi dedicati alle più svariate divinità. I due splendidi teatri dove si rappresentavano commedie, balletti, spettacoli musicali. L'immenso anfiteatro, dove i pompeiani manifestavano tutto il loro tifo. E soprattutto le mitiche case, che, dopo secoli di restauri, ci presentano uno spaccato unico e meraviglioso di un mondo lontano e irripetibile. La Casa del Fauno, rappresentata da una celebre statuetta di fauno danzante, era una delle dimore più grandi e lussuose della città. Era adornata da straordinarie opere d'arte, come un celebre mosaico che occupava un intero pavimento e rappresenta una delle battaglie con le quali Alessandro Magno sbaragliò il re persiano Dario. Un vero capolavoro eseguito con 1,5 milioni di piccole tessere colorate. Altra casa celebre è la Casa dei Bettii, che apparteneva a due Riberti, cioè schiavi liberati, diventati ricchissimi col commercio. La casa è molto ben conservata e mostra alcuni fra i più splendidi affreschi della città. E infine l'angolo più famoso. Siamo nella Villa dei Misteri, una grande dimora suburbana situata a nord della città in una splendida posizione panoramica che, all'epoca della catastrofe, era stata trasformata in una grande azienda agricola. Quello che però ha meritato fama universale alla villa sono i suoi affreschi, i più celebri dei quali appaiono in una delle stanze e consistono in uno dei più straordinari dipinti murari dell'antichità. Un vero spettacolo che copre 3 pareti, una delle più straordinarie rappresentazioni artistiche della storia dell'arte, un capolavoro assoluto di forma e contenuti, in un'immagine indimenticabile. Riprendiamo il nostro viaggio spostandoci a Sorrento, un'altra località fra le più celebri nel mondo.
Affacciata su un mare azzurrissimo, la cittadina è circondata da ulivi e aranceti e dispone di un'attrezzatura turistico-alberghiera fra le più importanti d'Italia. La città, che la leggenda vuole fosse sede delle mitiche sirene, conserva ancora interessanti ricordi della sua storia millenaria, ma quel che colpisce il viaggiatore è la straordinaria aria che vi si respira, in un clima di pace e bellezza che ben fanno meritare a questo luogo il soprannome di Gentile. Proseguendo la nostra passeggiata, entriamo in un'altra costiera mitica, quella amalfitana. Il primo sguardo è per uno dei luoghi più celebrati, Positano. Una manciata di case colorate, aggrappate ad un'alta rupe che precipita verso il mare. Le stradine tappezzate di negozi che hanno inventato una moda esportata in tutto il mondo. Locali per ogni gusto. Una spiaggia dove riposare il corpo e lo sguardo a contatto con un mare azzurrissimo e profondo. Eccoci ora ad Amalfi, la cittadina che dà il nome a tutta la costiera. Fondata, sembra, dai Romani nel IV secolo a.C., fu la più antica repubblica marinara d'Italia e andò lentamente assumendo un'importanza fondamentale nel commercio marittimo fino a diventare grande potenza marinara intorno all'anno 1000. Non per niente la città poté emanare una serie di leggi, le tavole amalfitane, che per secoli codificarono i commerci marittimi in tutto il Mediterraneo. Ad un suo figlio illustre, Flavio Gioia, inoltre, la tradizione attribuisce l'invenzione della bussola. L'opera artistica più importante della città è il Duomo, risalente all'XI secolo e costruito in un ibrido ma bellissimo incrocio di stile arabo e normanno. Saliamo infine a Ravello, un minuscolo e spettacolare paese, fondato probabilmente nel VI secolo, ma che raggiunse il suo massimo splendore nel 1200. Il luogo merita davvero la sua fama. La stupenda posizione, a 350 metri di altezza, gli garantisce un clima fresco e salubre, unita ad un'atmosfera particolarissima, fatta di pace e tranquillità. Le sue chiese, come il Duomo dell'XI secolo, gli danno un tocco di arte e antichità.
Le sue straordinarie ville, testimonianza dell'importanza e ricchezza raggiunta dal luogo, concedono ai visitatori uno dei più straordinari panorami d'Italia. Qui siamo a Villa Rufolo, risalente al tardo 200 e ornata di torri e chiostri di stile arabo siculo. Villa che ci offrirà l'immagine più esaltante. Un giardino pensile meraviglioso, affacciato sul mare con un panorama mozzafiato, che ammaliò perfino il grande Richard Wagner, a cui è dedicato uno splendido festival musicale, che in questo luogo trovò l'ispirazione per completare alcune delle sue musiche immortali.